Abbiamo tenuto botta una squadra che è molto avanti rispetto a noi per quanto riguarda anche il lavoro. Loro sono 3 anni che sono insieme, noi sono 15 giorni, quindi è normale che ci siano delle difficoltà. Mi dispiace dopo il 60esimo, dove abbiamo concesso e potevamo evitare qualche gol, ma abbiamo creato presupposti per fare altri gol, abbiamo tenuto il campo bene per tanti tratti della gara, quindi ripartiamo da questo, però sapendo che dobbiamo essere veloci, veloci nel migliorare, veloci nel entrare dentro questa categoria, perché questa categoria non ti perdona nulla. E oggi ne abbiamo avuto dimostrazione. Dobbiamo preparare un'altra partita dura perché con questa situazione per noi diventano tutte dure e complicate le partite. Adesso abbiamo 3 giorni contro un altro avversario, prepararla nel migliore dei modi e cercare di iniziare a pensarla che ogni partita è importante, i punti sono importanti e dobbiamo per forza di cose cambiare in fretta mentalità. Sicuramente fa un enorme piacere che sono stato il primo a segnare per lo Spezia in Serie A. Molto deluso del risultato, ci aspettavamo qualcosa in più, però comunque sì, sappiamo che abbiamo giocato contro una delle squadre che gioca miglior calcio della Serie A, quindi è stata dura e purtroppo hanno meritato i 3 punti loro. Mi detto bene, pare che dei miei compagni era l'esordio in Serie A, quindi erano un po' tesi, si vedeva. E una volta segnato, penso che la squadra si è sciolta e ha cominciato proprio a giocare molto meglio. Assolutamente sì, conta tantissimo l'intesa tra i giocatori. Lo Spezia ha fatto tanti acquisti, tanti ragazzi nuovi, non hanno ancora avuto la possibilità neanche di conoscerci per bene. Ci siamo ritrovati in campo, dobbiamo prendere le misure meglio, dobbiamo conoscerci meglio. Come ho detto prima, abbiamo giocato contro una squadra che da 3 anni si conosce alla grande, da 3 anni che gioca insieme e oggi si è vista in campo. No, io mi sento veramente bene, mi sento in forma. Poi se è uno o due gol, comunque la delusione ci sarebbe sempre stata. Forse un po' più contento per me, però comunque sia la delusione sarebbe prevalsa.